Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Paolo, secondo te, quante parole ci vogliono per salvare il suolo? 100 parole, però in realtà la parola più importante ovviamente è suolo, ma ovviamente è suolo da mettersi bene in testa, soprattutto quelli che ne hanno responsabilità decisionale, come gli amministratori, come i tecnici, ma suolo in quanto risorsa ecosistemica, come risorsa irriproducibile. Cosa vuol dire riproducibile? Vuol dire che per realizzare 2,5 cm di suolo ci vogliono 500 anni. Quindi è una risorsa, il suolo che abbiamo sotto i piedi, che straordinariamente ci dà tantissimo cibo, assorbe l'acqua, trattiene il carbonio, fa delle cose impensabili e a gratis, va bene? Noi la maltrattiamo, la peggior fine che gli possiamo fare è mettere sopra del cemento. E non riusciamo nemmeno a scrivere nelle nostre leggi, questa è la cosa più importante e più grave, che il suolo è una risorsa, come dire, irriproducibile, è una risorsa ecosistemica, è una risorsa che non si rigenera, è una risorsa che non è resiliente. Questo non riusciamo a scriverlo, non da nessuna parte è scritto, è incredibile, no? È la risorsa meno capace di riprodursi che abbiamo sulla faccia della terra. Allora, questo è il suolo, dopodiché anche l'urbanistica deve prendere atto che questo è il suolo, non è quello che ha in mente l'urbanistica, molto spesso avere una tabula rasa su cui mettere sopra qualcosa e così il suolo prende valore, che si chiama rendita fondamentalmente. No, non è quello il suolo, quello è quello che abbiamo deciso così a tavolino che doveva esserlo, per i nostri comodi fondamentalmente. Poi nessuno sta dicendo che la casa non era un bene primario, certo che la casa è un bene primario, ma certo che oggi siamo nel 2020, e non siamo certo nel 1952, dove dovevamo realizzare case perché non ce n'erano, perché quelle che erano erano fatiscenti, e vabbè. Ma oggi non siamo in questa situazione. Oggi siamo in una situazione in cui tutte le nostre città hanno uno stock di case non utilizzate o sovradimensionate enorme, e quindi bisogna fermare il consumo di suolo ora, senza se, senza ma, e mettere mano a quei patrimoni inutilizzati, anche per evitare di inflazionare il mercato che esiste. Cioè, insomma, ecco questo. Quindi, chiarissimo. Fermare il consumo di suolo vuol dire semplicemente non mettere le mani in tasca ai cittadini e costruire, come dire, un sistema anche economico meno fragile. Quali responsabilità abbiamo nella distruzione del suolo? Quali sono i soggetti maggiormente coinvolti in questo processo? La responsabilità è tutta nostra, non è che c'è la responsabilità dell'airone cinerino, no, è tutta nostra la responsabilità, va bene? E chi sono i... Allora, non è che ce ne sono di più di meno, cioè evidentemente chi ha, come dico sempre, chi ha responsabilità decisionale, chi ha responsabilità intellettuale ha più responsabilità, evidentemente. Chi sa che cos'è il suolo, ma poi scende a compromessi e chiude due occhi, ha più responsabilità di chi, come dire, cittadino inconsapevole delle parole dell'urbanistica, inconsapevole delle parole dell'ecologia, inconsapevole di una serie di cose, come dire, non possiamo chiedere a lui di avere responsabilità, più del politico, più dell'intellettuale. Loro hanno moltissima responsabilità, va bene? Soprattutto perché, come dire, sanno benissimo che col suolo ci possono fare i soldi e quindi, come dire, il fatto che non raccontino o che dimentichino di raccontare cos'è il suolo è una grave
come dire, responsabilità. Quindi, insomma, quindi è chiaro che c'è un principio che io amo sempre citare, che si chiama il principio delle responsabilità differenziate. È evidente che io, professore universitario, che so cos'è il suolo, mi occupo di urbanistica, è evidente che ho più responsabilità di uno che invece non fa il mio mestiere e non sa le parole dell'urbanistica e non sa quelle del suolo. Cioè, additare l'ultimo dei cittadini dicendo che è colpa sua perché vuole fare la villetta, cioè, chiaro che anche lui ha una responsabilità, però insomma, ecco, abbiamo, se no che ci stiamo a fare i sindaci e gli amministratori, che ci stiamo a fare i parlamentari, che ci stiamo a fare i governatori delle regioni, non riesco a capire. Allora vadano a fare altro mestiere, cioè se decidono di fare quel mestiere è di rappresentanza anche delle risorse. La rappresentanza non è solamente dei cittadini, è anche dell'ambiente, del paesaggio, cioè la Costituzione, cioè ci sono scritte queste cose nella Costituzione. Quindi nel momento in cui fai politica, come dire, abbracci tutto quello che c'è scritto nella Costituzione, se no non la fai, non è obbligatorio, è obbligatorio. Ultima domanda, cosa possiamo fare come singoli cittadini, come amministratori di città? Cosa può fare la politica nazionale e quella europea? Cosa possiamo fare per salvare il suolo? Diamo delle proposte. Allora, cominciamo dai cittadini, va bene? I cittadini comincino a rendersi conto, perché guardate che è molto spesso, cioè sembra una banalità, ma quando noi ci rendiamo conto delle cose le abbiamo mezze risolte, va bene? Mezze risolte. Allora, prima cominciamo a renderci conto, cominciamo a farci delle domande, senza aver paura di farci delle domande, ma ha senso? Cioè la conca d'oro è diventata una roba inguardabile, ok? Cioè, che se voi chiedete ai vostri nonni, come era nonni, non stiamo dicendo di 7 generazioni fa, nonni, va bene? Quindi vuol dire che ci sono dei processi che sono accelerati con la complicità di tutti, intendiamoci. Quindi, la prima questione è mettersi una mano sulla coscienza e dire, aspetta un attimo, dall'ultimo dei cittadini al primo dei cittadini, ognuno deve fare la sua parte, questa è la cosa importante. E siccome la questione qui è culturale, la prima questione è culturale, quindi vuol dire che la dimensione della consapevolezza deve essere presente in ognuno, e questo c'è poco da fare. Quindi raccontiamo, cominciamo a raccontare al bar, anziché parlare solo di calcio, parliamo anche di suolo, parliamo anche di terra, adesso la dico, però dobbiamo fare questo lavoro. Dopo è evidente, come ho detto prima, che ci sono delle responsabilità che possono ottenere dei risultati molto più efficaci a seconda dei poteri che hai. Quindi è evidente che il sindaco ha un potere gigantesco, che abbia il coraggio di togliere l'edificabilità, sì, si può fare, certo non conviene, certo ricevi qualche minaccia, certo, però voglio dire, prima di toglierla così un po' ingenuamente da solo, mettiti d'accordo con gli altri sindaci, siate un po' tutti compatti, ne troverai alcuni d'accordo, no? Dopodiché anche questo, c'è un principio che si chiama sussidiarietà verticale, non è difficile da imparare, vuol dire che se io ho un problemino, come sindaco di un piccolo comune, provo a chiamare il consigliere regionale di riferimento e comincio a parlargliene. Se lui non mi ascolta, vabbè, proverò a chiamare l'onorevole di riferimento, uno lo troverò che mi ascolterà, no? Alla peggio ne troverò un altro di un'altra regione, non lo so, vabbè, ma non è possibile. Ecco, molto spesso questo ascensore che dal basso va verso l'alto neanche schiacciano il bottone, qui si fermano subito. Un po' impauriti, un po' perché gli hanno detto i geometri, i tecnici, gli architetti, gli ingegneri che non si può fare, allora loro si fermano subito i politici. Questo non è così. Allora si deve leggere, ci si deve informare e si deve avere il coraggio, coraggio. Ognuno di noi deve avere il coraggio. Anche io devo avere il coraggio di fare il professore spiegando queste cose. Certo, me ne starei molto più tranquillamente accomodato a parlare di robe che capisco io e guardate. Fantastico, no? Ho 36 carriere davanti e così ne ho 30 anziché 36, e pazienza, cosa devo fare? Però noi dobbiamo salvare il suolo. È evidente che poi il governatore della Sicilia, della Lombardia, delle Marche, hanno molte più responsabilità, perché a loro volta una loro telefonata parlamentare è diversa, più pesante, no? E così i parlamentari, c'è la commissione ambiente, c'è la commissione lavori pubblici, ci sono un sacco di commissioni dove però vedo che, perché io vado a leggere ogni tanto i verbali delle cose che dicono, di suolo non parlano. Allora lì è una responsabilità. Ma c'è anche, ci hanno insegnato al catechismo, al peccato di omissione, cioè il fatto che non se ne parli, ecco, vuol dire che non te ne frega niente. Intanto, mentre tu non ne parli, siccome il consumo di suolo in Italia galoppa 2 metri quadrati al secondo, 2 metri quadrati al secondo, vuol dire una 15 ettari al giorno, che sono una quantità gigantesca. Beh, voglio dire, se un giorno ti dimentichi di parlarne, sono 15 ettari, se te ne dimentichi 10 giorni, sono 150 e così via.
cioè c'è una responsabilità anche nel non affrontare le questioni, intendiamoci. Dopodiché quelli più semplici, più facili, cominceranno a additare la comunità europea, ma è lei che non fa nulla, ma è lei che non fa nulla. Allora, io direi di ribaltare la questione, ma tu nel tuo piccolo comune hai fatto qualcosa o no? Allora, cioè, se non hai fatto niente, non ti permettere di dire che la comunità europea non fa nulla, abbi pazienza. Dopodiché è evidente che noi se avessimo una direttiva europea, come dire, questo ci faciliterebbe la vita. Chiudo comunque dicendo a tutti gli amministratori, anche a tutti i tecnici, beh, è chiaro che gli ordini professionali potrebbero fare molto di più, stanno zitti, molto spesso stanno zitti. Corsi di formazione per spiegare agli architetti, agli ingegneri, ai geometri cosa è il suolo e perché va tutelato, ma io ne conto la palmo della mano in 10 anni, 5, stiamo scherzando, vuol dire che gli ordini professionali, se non parlano di queste cose, si rendono complici della cementificazione, evidentemente, no? Non, cioè, parlane, poni il problema, poni la questione, fanno dei corsi di aggiornamento online che praticamente molto spesso si clicca e si va a preparare il sugo. Adesso mi fate dire cose, però insomma, si potrebbero anche fare dei corsi sulle risorse ecologiche anche all'impiantista, perché è cultura, quindi questo è importante. C'è una questione che dico sempre a tutti i cittadini che più volenterosi vogliono mettere in moto, fare, brigare, perché poi molto spesso i comitati si occupano di cose straordinarie, fanno bene ad occuparsene, molto spesso si occupano di cose che riguardano il loro orticello, quindi se capita nel comune dove loro sono l'ennesima strada inutile, fanno bene a denunciare questa cosa, ma se capita la stessa cosa nei due comuni più là, non se ne occupano. Allora, anche qui c'è un problemino. Anyway, bisogna prevenire il problema. Allora, oggi tutti noi abbiamo in tasca un telefonino che ci vuole a fotografare tutte le case invendute, tutte le case lasciate a metà, tutte le case abbandonate, per dimostrare, nelle sedute di consiglio comunale, per dimostrare che ci sono, vuol dire, un patrimonio edilizio gigantesco, non utilizzato, sul quale il settore delle costruzioni non deve temere, perché poi il grande problemone per cui tutto si ferma, si mobilizza, il settore delle costruzioni, ok, mette il bastone fra le ruote, punta i piedi, dice, ma fermi tutti, se fermiamo il consumo di suolo noi coliamo a picco, no? Va bene? Ma insomma, i tempi cambiano, vorrei dire. Quindi sicuramente bisognerà pensare di ridimensionare il settore delle costruzioni, però attenzione, non con la picco nessuno, cioè con gli immobili che abbiamo in Italia da rimettere a posto, cioè ce n'è per i prossimi 15 anni, abbiamo fatto, cioè, senza toccare un centimetro quadrato di suolo. Quindi i cittadini si prendono i loro telefonini e cominciano a fotografare tutto. E vedrete che poi quando i consigli comunali cominciano a sapere che la gente apre gli occhi, beh, insomma, cominceranno un po' tanto a sentirsi un pochettino più tranquilli nel proporre cose che prima non avevano il coraggio di fare, e poi sapranno che sono controllati. Questa è una cosa importante. Ultime due cose che vengono fuori un po' da questi ragionamenti che stiamo facendo. La prima cosa che ti chiedo è: ma il governo attuale, il governo nazionale, ha già qualche legge che potrebbe discutere, mettere in atto? Sei a conoscenza di strumenti che già sono a disposizione del governo? Allora, innanzitutto, ecco, una cosa che volevo ricordare anche prima, dal 2007 tutti i governi nazionali, tutti i governi regionali, tutti i governi dei comuni hanno a disposizione una roba che si chiama valutazione ambientale strategica. Ce l'hanno, è lì che li guarda ogni mattina quando si fanno la barba, è lì che li guarda la base. Ovvero, con la valutazione ambientale strategica, se è fatta bene, se il sindaco dice, ragazzo, all'ingegnere, all'architetto che lo fa, ragazzi, fammela bene, tira fuori gli effetti ambientali del consumo di suolo e aiutami a capire se ha senso o no consumare suolo. Ecco, se invece il sindaco gli dice, senti, fammi tornare i conti, non ci sono sindaci che chiedono questo, intendiamo, cioè sono io che sto immaginando, è chiaro che allora la VAS non funziona, ma quello è già uno strumento che abbiamo. Quindi, vogliamo inventarcene degli altri per metterli nei cassetti? Boh, non lo so, fate pure, c'è problema. Però io comincerei a utilizzare quello. Peraltro uno strumento di derivazione europea, perché poi ce la prendiamo con la comunità europea, poi quando la comunità europea produce degli strumenti che possono essere utilizzati, non ci piacciono, li mettiamo nel cassetto. Allora, quello è già uno strumento e tutte le regioni d'Italia devono applicarlo. Chi non lo applica va in sanzione, cioè si sappia questa cosa. Allora, detto questo, quindi, come dire, dipende dalla volontà di tecnici e politici. Stop. Quindi è lì che ce la giochiamo.
Allora, l'altra questione, certo, il governo, ogni governo ha lì nel cassetto della Commissione Ambiente e Territorio le proposte di legge che vengono fatte. Ce n'è una depositata fin dal 23 marzo 2018, quindi 3 giorni dopo il governo si è insediato, più o meno, una roba del genere, insomma. E quindi, come dire, è lì, ma ovviamente non è nell'agenda, non è nel calendario di discussione delle commissioni. E quindi, come dire, fa la muffa, è come avere una ciliegia, dopo la ciliegia sapete che è un frutto che 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, un po' d'acqua e ciao. Ecco, è così. Quindi ci sono, anzi, drammaticamente ce ne sono anche troppe di proposte che fa il gioco di non fare nulla, quindi, perché lì i politici, un po' perché ognuno vuole fare il suo, no? Perché pensa che semplicemente mettendo in piedi qualche propostina è politico, invece non è così. Un po' perché se facciamo tante proposte si impasta la macchina, secondo me c'è anche un po' questa malizia. Beh, insomma, le cose sono ferme, e quindi questo è grave. Dopodiché tutti continuano, adesso va un po' di moda, tutti dicono, persino la commissione Colao, in fase 3, cioè alle porte della fase 3, arriva con un documento molto discutibile, nel quale c'è dentro addirittura che bisogna rallentare il consumo di suolo. Ma è quel documento fatto da economisti, esperti di finanza, che quindi ci aspetteremmo il contrario, perché fino a ieri hanno fatto il contrario, persino loro dicono di fermare il consumo di suolo. Beh, insomma, ecco, voglio dire, credo che il governo abbia tutte, anche i governi regionali, abbia tutti i riferimenti per poter agire. Sai cosa penso? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi. Ma che cosa dici? No, visto così dall'alto. Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza? È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. Senti un po', ma che ti sei innamorato pure tu come tuo fratello? Sì. Che c'è un'epidemia in famiglia?